è l'ACR, un'esperienza associativa vissuta dai ragazzi a livello parrocchiale e diocesano, un cammino graduale che mira all'incontro personale con Gesù. È con la gioia dei ragazzi e quella dei loro animatori che abbiamo partecipato all'incontro tenutosi a Monteverde di Boiano, domenica 2 dicembre. È una gioia sapere che ci sono i ragazzi che sono la forza dell'Azione Cattolica. L'ACR fino a qualche anno fa era, diciamo, un'associazione in cui l'unica parrocchia portante era la parrocchia di San Giuseppe Artigiano. Da qualche anno a questa parte si sono aggiunte ben 4 parrocchie e siamo lieti di accogliere questi bambini che sono la vera forza dell'Azione Cattolica. Interessante l'incontro a cui abbiamo assistito nella sala conferenze Celestino V il 4 dicembre sul tema La Costituzione conciliare dei Verbum ieri ed oggi. Il relatore Monsignor Ermenegildo Manicardi di Blista ci ha accompagnato nella pagina della Dei Verbum, invitandoci ad una riflessione profonda. Abbiamo tra noi questa sera ospite graditissimo che ci onora e ci aiuta tantissimo è Monsignor Ermenegildo Manicardi. La ringraziamo di aver accolto, di come sta educando i nostri giovani nel Collegio Capranica, e abbiamo chiesto a lui due cose, visto che ci presenta la Dei Verbum. Qual è l'attualità più pregnante, la parola più intensa di questo documento oggi? Sì. Penso che sia il nuovo rapporto che ha insegnato con le Sacre Scritture, proprio per avere un rapporto più profondo con la rivelazione di Dio. La Dei Verbum non è un documento sulla Bibbia, è un documento sul rapporto dell'uomo con Dio, di Dio che vuole chiamare l'uomo alla comunione con sé. Il Vaticano II, riscoprendo con più profondità la rivelazione come dialogo personale tra Dio e l'uomo e tra l'uomo e Dio, è arrivato a cogliere che nel fiume della tradizione c'è anche la Bibbia, questo testo stando in comunione col quale si arriva alla comunione con Dio. Quindi direi che questo è il frutto permanente della Dei Verbum. Al meeting Mi fido di te, dei giovani che il 9 dicembre si incontreranno a Riccia per una giornata all'insegna della preghiera, dell'ascolto, della parola e della festa. Vi aspettiamo numerosi! Diocesi News vi dà appuntamento alla prossima settimana.